Buonasera e bentornati alle interviste babilonesi. Quella di stasera è un'intervista piuttosto particolare. Innanzitutto voglio subito ringraziare Roberta Bonori per essere qui con noi. Roberta Bonori, dovete sapere che è il sindaco del comune in cui abbiamo noi la sede, noi di Babylon Bus. Quindi è il sindaco del comune di Minerbio, provincia di Bologna. Ciao Roberta, Buonasera a grazie. tutte e a tutti, grazie per questo invito. No, grazie a te per aver accettato questo invito e spiego un attimo sia al pubblico che a te i motivi per cui ti abbiamo chiesto questa intervista. In realtà quella dell'intervista è un'iniziativa che è nata durante il lockdown, un pochino per tenere compagnia a chi era a casa e non sapeva cosa fare. Abbiamo pensato di mantenere questa abitudine perché volevamo provare a parlare e a raccontare questa situazione pandemica osservandola sotto un po' di punti di vista diversi, per cui abbiamo avuto il regista che ha parlato dei teatri chiusi, abbiamo avuto un artista che vive il distanziamento imposto dalla situazione. Insomma, quindi l'abbiamo attraversata, abbiamo avuto Antonio Mumolo che ha parlato della situazione dei senza fissa dimora in questo contesto. E in realtà quello che cerchiamo di vedere è l'aspetto soprattutto umano che coinvolge chiunque sia coinvolto in questa situazione. E ci siamo detti, chi più di un sindaco è coinvolto a 360 gradi in questa situazione? Allora, per spiegare a chi ci segue con chi stiamo parlando, una piccolissima schedina. Roberta Bonori è nata a Malalbergo, ma è sindaco di Minerbio. È una situazione abbastanza particolare, però è abbastanza anche normale perché c'è un feeling di vecchia data con il nostro comune, in quanto Roberta, che è laureata in pedagogia all'Università di Bologna, ha lavorato all'università con vario ruolo, però è entrata nella politica, in particolare dal punto di vista dell'amministrazione, è proprio nel comune di Minerbio, per cui è, come dire, una sorta di adozione, ma è un amore, una passione lunga e consolidata fra la figura di Roberta e la città di Minerbio, perché Roberta è stata assessore alle pari opportunità, assessore alla cultura, vice sindaco e poi ha coronato in qualche modo questo percorso, quasi una sorta di sogno, io oserei dire. Il 26 maggio del 2019, diventando sindaco della città di Minerbio. Diventi sindaco di un luogo che conosci bene, di cui conosci le problematiche, le situazioni, le storie in sospeso, tutte le cose che ci sono da mettere insieme, persone da rappacificare, insomma, quello che è la vita di un comune. E manco il tempo di cominciare a entrare in questa situazione che e arriva una pandemia. Diciamo che sei stata molto fortunata, Roberta. Va bene. Maria, grazie per aver descritto il mio percorso politico a Minerbio, però non vorrei tralasciare anche quello affettivo, perché è vero che ho iniziato un percorso politico a Minerbio, ma io sono legatissima a questo paese, anche perché tutta la mia adolescenza l'ho fatta poi in effetti a Baricella e andando a scuola a Bologna. Tutti i giorni con un mezzo pubblico che percorreva la San Donato. E sai benissimo che in quegli anni, gli anni nei quali ero giovane, le amicizie più strette venivano fatte sui mezzi, sulle corriere, che si fermavano Baricella, Minervio e ti portavano fino a scuola. Per cui devo dire che io Minervio l'ho vissuta per le amicizie molto profonde e per tutto quello che poi dopo ha significato anche la mia vita privata, il matrimonio, mi sono sposata con una persona di Minervio, poi i figli, insomma è caratterizzata anche da un vincolo affettivo oltre che politico molto stretto. Minervio è sempre stato un po' il paese dei miei sogni. Lo
sempre vista, ma per molti di noi, perché Minerbio è sempre stato un paese diverso rispetto per quello che ti offriva, per quella che è la sua storia, il suo paesaggio, la sua struttura. È sempre stato un paese diverso da quelli limitrofi, quindi ha sempre rappresentato il mio sogno sia da cittadina che adesso poi con l'orgoglio di rappresentarlo come sindaco. Tu mi dici, questo periodo non certamente fortunato, è nato nel 26 maggio con la soddisfazione enorme di essere eletta sindaco e si parte come in tutti gli inizi con una forza, con una voglia, con una spinta di fare e di mettere in pratica quello che tu hai promesso ai cittadini, quindi il tuo programma. Per cui i primi mesi di grandi inaugurazioni alla pista ciclabile, abbiamo inaugurato il borgo, insomma preparazione per le stagioni teatrali, tutto quello che c'era in programma. Poi improvvisamente il 21 febbraio arriva questa tegola sulla testa, una pandemia. Una parola ovviamente non ha preso subito questo nome, non ha preso subito questa connotazione, ma sicuramente la sensazione è stata subito di vivere un momento veramente grave, pericoloso e nel quale dovevi imparare a muoverti navigando a vista. E da lì è iniziato proprio un modo di amministrare, un modo di essere, un modo di rapportarsi che ogni cittadino conosce bene, ma dal punto di vista amministrativo è stato quello di dover trovare soluzioni nuove a problemi nuovi oppure senza avere dei punti di riferimento precisi. Non avevamo modelli a cui ispirarci, non sapevamo dove guardare per cercare soluzioni che paradossalmente per altre situazioni molto gravi tu avresti avuto. Chi mi ha preceduto ha vissuto, ma con me presente, perché come tu hai ricordato io ero già amministratore, ha vissuto dei momenti altrettanto molto tragici come quelli ad esempio di un terremoto. Il terremoto del 2012 sicuramente è stato un avvenimento tragico per questo comune come per tanti altri. Ma paradossalmente lì ci sono dei modelli di riferimento ai quali ispirarci, perché il terremoto è successo tante altre volte, sai a cosa attingere le forze, a cosa attingere anche le risorse e quindi vai avanti e metti magari le migliori, magari le diversifichi, però metti in campo delle azioni che già qualcun altro ha studiato o ha sperimentato. In questo caso non c'era niente che ti potesse aiutare a fare questa cosa. Quindi è stato veramente ed essere comunque davvero è una brutta parola, io non la voglio usare, ci hanno definito in tutti i modi possibili, le sentinelle, in prima linea, però sì, siamo stati sentinelle, ma il più delle volte senza armi o con le armi spuntate. Quindi è vero che siamo stati sentinelle, ma insomma abbiamo avuto delle grandi difficoltà. Insomma, si è bloccato un po' tutto e abbiamo dovuto adeguarci alla soddisfazione, al problem solving, a risolvere quello che era il problema di quel momento e di quella giornata, senza riuscire più a fare tanta programmazione. Ma infatti era esattamente quello che ci chiedevamo, perché in fondo, stando, non è facile per nessuno, però stando da questa parte, cioè stando dalla parte del cittadino, stando dalla parte di chi sta subendo una situazione che non poteva immaginare, comunque poi diventa sempre piuttosto facile criticare o dall'altra parte anche esaltare, perché ci può essere anche quella cosa là. Però in un certo senso, per quanto pesante, il nostro ruolo è abbastanza facile. Volendo, diventiamo tutti quanti arbitri di calcio, allenatori, cioè, diventiamo tutti capaci di dire qualcosa. Però materialmente poi è chi amministra che si trova a dover gestire realmente questa situazione. Ed era esattamente quello che ci chiedevamo, perché come giustamente hai anticipato, non avevate assolutamente nulla a cui aggrapparvi, cioè avete dovuto realmente giocare anche di immaginazione, credo, nel senso che avrete avuto delle indicazioni, delle linee guida, però
materialmente il grande non può conoscere il piccolo. Tu hai fatto una bellissima presentazione di quello che è la realtà di questi luoghi, perché se parliamo di città come Bologna, o Roma, Milano, Napoli, comunque parliamo di strutture sicuramente più mastodontiche, però completamente diverse anche nei rapporti. Invece questi sono rapporti stretti. A Bologna il sindaco non incontra per strada il suo cittadino che gli chiede: che cosa state facendo? Tu a Minerbio avrei incontrato l'universo mondo che ti chiedeva qualsiasi cosa. Purtroppo non ho potuto incontrare tutti quelli che avrei voluto. Questa è stata una delle privazioni più grandi del periodo che ho vissuto e che sto vivendo. A me sono mancati tantissimi cittadini, tantissimo, anche quelli a cui non sto simpatica. Devo dire la verità, perché è vero che un sorriso aperto, qualcuno che ti dice bravo, ti fa piacere, è la pacca sulla spalla. Però è anche vero che a me mancano anche quelli che abbassano lo sguardo e non hanno voglia di incontrarmi, oppure sono chiaramente, come dirti, non mi piaci assolutamente, non fai quello che voglio io. Mi sono mancati tutti, tutti veramente, perché quando tu non hai più la possibilità di vedere, di parlare, di confrontarti. Sono stati chiusi immediatamente, tu sei la prima a saperlo, questo non lo devo dire con te, i luoghi dove ci si incontra, la biblioteca, il teatro, il cinema, ma dove ci si incontra per uno scambio di opinioni, per uno scambio di idee. Avete dovuto sospendere le attività che facevate, quindi lo sappiamo benissimo che siete stati i primi ad essere penalizzati da questa situazione ed è veramente una cosa che a me è mancata immensamente e ho dovuto utilizzare dei mezzi che non erano nelle mie corde, probabilmente non lo sono tuttora, non lo dico, che sono quelli dei social. Io l'avevo detto chiaramente che sarebbe stato l'ultimo dei mezzi di comunicazione che io avrei usato con i miei cittadini, perché ho sempre prediletto il rapporto diretto, quello dell'incontro. Mi sono trovata, come in tutte le perfetta legge del contrappasso, a poter usare solo ed esclusivamente quello per comunicare con i cittadini. E quindi anche lì è stato un doversi inventare, dover trovare anche un modo di comunicare, perché non tutti abbiamo comunicato nello stesso modo e anche lì ho dovuto scegliere una linea di comunicazione. Ecco, a proposito del discorso della comunicazione, sei stata costretta, infatti stai facendo anche l'intervista con questa modalità, quindi figurati. E ti ringrazio doppiamente per questa intervista. C'è una comunicazione invece che hai avuto che è stata molto più diretta, molto più personale, anche se non è stata fatta in presenza. E direi anche molto importante, non so quanti la conoscano questa cosa, però tu hai avuto un filo diretto con le persone che si sono ammalate e che hanno vissuto, non, a parte quelle che purtroppo sono state ospedalizzate, comunque quelle che l'hanno vissuta in casa. Tu hai avuto hai instaurato proprio una linea diretta con queste persone, se non sbaglio. Io questa la metto tra gli aspetti positivi. Faccio sempre gli elenchi, come forse molti siamo abituati, per ogni situazione che mi preoccupa, faccio sempre gli elenchi del positivo e del negativo, perché mi aiutano. E quindi, anche perché poi dopo metto la terza colonna, che è la prospettiva, cioè cosa sarà il futuro, no? Negativo, positivo, e poi vediamo cosa sarà il futuro. E quella delle telefonate, del rapporto che ho avuto telefonico con tantissime persone, ovviamente non tutte quelle, che avrei voluto, però sicuramente con tutte le persone che sono state in questo periodo in quarantena, con delle persone che non ce l'hanno fatta. Insomma, con tutti quelli, e io ho parlato telefonicamente, sono stati generosi, li ringrazio ancora pubblicamente della generosità che hanno avuto nel mettermi a conoscenza, nel donarmi un po' della loro vita.
E quindi quello è stato veramente un momento, uno dei momenti più belli, ecco. Li ho passati al telefono. Sì. Ho telefonato a tutti. Delle volte, sai, ho telefonato anche, non solo quelli, ho telefonato anche arrabbiandomi con qualcuno che faceva dei post offensivi, giuro. Giuro, giuro. Che faccio anche quello. Giuro, sì, proprio ho telefonato dicendo, allora dimmi, invece di scriverlo lì, perché non lo dici a me? Che se hai bisogno di qualcosa. Quindi sì, ho usato moltissimo il telefono, che ha un po' accorciato quelle distanze che invece ci dovevano essere per forza, ecco. E che i cittadini di Minerbio sono stati bravissimi a tenere. Perché un'altra delle cose positive è che in questo paese non ci sono stati di quegli eventi che hanno segnato in maniera profondissima paesi molto vicini. Io lo dico, ormai mi è capitato di dirlo in tantissime occasioni, con 3 case protette sul territorio non abbiamo avuto un focolaio nella casa protetta. Ecco, allora, sapendo il tuo tatto da questo punto di vista, te la faccio con tranquillità questa domanda, perché in realtà non sarebbe poi tanto a chiedere per un discorso di privacy. Ma quanto è stato colpito direttamente il nostro paese? Allora, Non ti chiedo numeri, però insomma. guarda, se vuoi te li do, anche perché sai che i numeri io non li ho messi, ovviamente sono stata vicina alle persone che sono state colpite duramente, perché io lo dico sempre, un numero, dietro ai numeri ci sono le persone e per le famiglie uno è molto più di valore rispetto a quello che noi vediamo scritto come un numero. Per cui i numeri sono pubblici, se le persone hanno interesse a sapere questa cosa, l'ASL mette i numeri tutte le settimane, se non tutti. Allora, ci sono, guarda, te li ho scritti perché così non facevamo, mi mettevo due occhiali, sono talmente. Guarda, nell'intero periodo a Minerbio ci sono state 13 deceduti. Che sono tantissimi, però dobbiamo pensare alla. Do, do, dobbiamo. Come posso dire, farle leggere in maniera comparata. Lo so, ripeto, come ho detto prima, per 13 famiglie questa è una tragedia, ma se le paragoni ai numeri, ok? Ci sono stati un complessivo di 299 persone che sono state positive, insomma malate, per intenderci, due positive, 38 persone che sono state ricoverate, in totale 248 persone sono guarite rispetto a questo. Hai Quindi, dobbiamo concluso con stare. il numero positivo, i guariti. In questo momento rispecchiamo di nuovo quello che è l'andamento, sono sempre meno le persone che ho in quarantena, sempre meno. Sapete, da 3 minuti fa la Speranza ha diffuso le nuove colorazioni, noi siamo in zona gialla e quindi lo renderà pubblico. Credo che stiano facendo adesso una diretta, Maria, quindi siamo proprio in contemporanea con il Ministero, secondo Stiamo me. rubando la scena. Ci ha rubato la scena, quindi torneremo in zona gialla. I numeri stanno veramente diventando, anche l'indice RT si sta abbassando, siamo sullo 0,70, 74 mi sembra adesso, e la terapia intensiva non è più così in crisi per i numeri come lo era fino a un mese fa, e quindi stiamo veramente tirando un sospiro di sollievo, no, ovviamente. Mantenendo tutte quelle precauzioni che ci dicono di mantenere ancora per un po'. Perché, ripeto, se il giorno più brutto di questo mandato, del mio mandato finora, è stato quando si è decisa la chiusura delle scuole, la chiusura dei teatri, cioè la chiusura totale, il lockdown totale, mi ha vista veramente quel giorno e ho detto, Dio, non so più cosa fare, adesso non c'è più niente da fare, non so da dove cominciare. L'ho pensato veramente, perché insomma, cosa faccio in questo momento? Il giorno più bello, ti posso dire che invece è stato il 5 gennaio scorso, quando sono andata alla casa protetta e ho visto arrivare 4 infermieri e un medico che portavano i vaccini. È stata per me come quando vedo le frecce tricolore esibirsi, insomma.
è stata sicuramente una cosa positiva. Invece c'è stato un momento in cui hai avuto la sensazione, no, non ce la posso fare. No, per poco no. Devo dire che quel pensiero non mi è venuto perché io non ho mai smesso di venire qua. E allora, secondo me, quel pensiero ti poteva venire se tu ti allontanavi da questo e dicevi non ce la posso fare, io non sono mai stata a casa un giorno. Quindi ho sempre cercato una soluzione tutti i giorni per quello che c'era e non, la domanda era sì, adesso cosa posso fare, ma mai non ce la posso fare. Non mi sono mai, peraltro, mai sentita sola. Io ho un gruppo che mi sostiene, quale lavoro, ovviamente non sono sola, ho i dipendenti e ho soprattutto i cittadini che hanno risposto benissimo. Poi, con alcuni è fisiologico che qualcuno si comporti in maniera diversa, ma la maggioranza dei cittadini di Minervio hanno seguito le indicazioni, si sono comportati nel modo giusto. È per questo che adesso siamo in una situazione, non dico di tranquillità, ma di maggior pressione rispetto ad altri comuni. Abbiamo aperto le scuole, abbiamo fatto i centri estivi, quindi. Sono contenta, no, non ho mai pensato una volta non ce la faccio, no, no, anzi perché in un primo momento ho pensato adesso devo soltanto resistere, cioè devo resistere, poi ho capito che non era vero, invece bisogna agire, non si può soltanto resistere, quindi bisogna continuare a progettare, programmare e tutto quello che si è riusciti a fare, cioè appena avremo la possibilità di riaprire o fare qualcosa, saremo pronti per farlo. Quindi no, non ho mai pensato di non potercela fare. Ok, visto che sei così positiva ed era un pochino quello che ci aspettavamo e che speravamo, però insomma è qualcosa che nell'aria si sentiva perché nonostante la situazione, nonostante il peso, nonostante la difficoltà, comunque si è andati avanti piuttosto serenamente in ogni caso qui a Minervio. Però proprio perché hai dato in questo momento questa carica di positività, proprio perché hai questa predilezione per il settore, e proprio perché poi ci riguarda anche molto direttamente da vicino. Minervio, per chi non conoscesse il comune, è un comune piccolino, 8.700 abitanti, però è un comune che si trova ad avere un teatro non particolarmente grande, però attivo, un teatro che ha ospitato comunque anche nomi piuttosto importanti, è un cinema che è diventato famoso praticamente in tutta Italia perché addirittura ne hanno parlato in TV, ne hanno parlato sui giornali, il nuovo cinema Mandrioli, perché è stato il cinema resistente, il cinema che ha cercato comunque di stare aperto per la passione per il cinema. Cioè, per Minervio comunque la cultura non è cosa da poco, di secondo piano. È comunque sempre molto attiva anche attraverso appunto il lavoro delle associazioni, quindi ci onoriamo di fare parte, diciamo, di questo tessuto. Come lo vedi il futuro? Cioè, hai un'immagine di prospettiva di Guarda, quello che potrà essere? innanzitutto adesso stiamo prestando molta attenzione a tutti quelli che sono i bandi, anche europei, perché ci permettono, europei e anche ovviamente nazionali, che ci permettono di avere risorse da investire anche sulla ristrutturazione di alcuni spazi. Uno di questi è appunto il teatro, per cui abbiamo partecipato a un bando e speriamo che ce lo finanzino per sistemare questo teatro che, come tu hai detto, è piccolo, però è piccolo anche perché una parte, no, per una parte non può essere usufruita. La galleria la conosci molto bene e quindi se arriveranno questi fondi cercheremo di dare una nuova struttura anche al teatro. Per quanto sia importante per me la cultura, lo segnalo al fatto che io l'abbia tenuta come assessorato. È difficilissimo che il sindaco si tenga la cultura come assessorato, anche perché insomma è abbastanza impegnativo, non è proprio una cosa. Quindi c'è molto fermento per tutto quello che riguarderà quest'estate.
Perché, come è successo per l'estate scorsa, le persone hanno tanta voglia di uscire. E siccome all'aperto riesci ad organizzare mantenendo le distanze, l'anno scorso qualcosa abbiamo fatto anche grazie a voi, grazie alle associazioni come la vostra che non hanno mai smesso di fare e che non hanno mai smesso di tenere quel filo rosso che tiene veramente unite le persone, che fa comunità. Quindi ringrazio veramente tutto quello che fate, il vostro lavoro, perché è indispensabile per una comunità. L'appuntamento fisso è quello che ha salvato le persone da un isolamento psicologico che è molto più dannoso a volte di un bisogno economico e finanziario. No, non vorrei banalizzare la necessità economica, intendiamoci, però è altrettanto importante il fatto di non sentirsi isolati e di non sentirsi soli. E voi avete contribuito al fatto degli appuntamenti fissi, anche se poco, l'aperitivo, la lettura, la musica, alla stessa ora dello stesso giorno, ha fatto sì che le persone abbiano visto questo come un rito che è un po' parte del nostro essere. Cioè, siamo abituati a fare le cose nello stesso periodo, nello stesso modo, e questo si era stata tolta completamente dalla cosa che ci ha fatto male. Voi avete continuato e avete dato una cadenza a questi mesi del lockdown, però per l'estate, ripeto, c'è tanta voglia di fare, tantissima, quindi anche con Bologna, e soprattutto c'è voglia di fare insieme, perché tutti i bandi ai quali si partecipa per avere dei finanziamenti, perché ormai la ricerca è solo questa, lo si fa insieme agli altri comuni, insieme alle altre associazioni, con le associazioni tutti insieme. Adesso uscirà il bando per la Bologna estate, quindi po possono partecipare solo le associazioni, non i comuni, cioè, i comuni solo per la parte promozionale, le associazioni invece per far parte del cartellone di Bologna estate. E credo che ci sia davvero tanto da fare già a partire da quest'estate, perché abbiamo gli spazi a Minerbio, ma in tantissimi paesi, per fare le cose mantenendo le distanze all'aperto. È più difficile l'organizzazione, ma è più facile il fatto di far uscire le persone. Quindi credo che ci sarà una bella estate, anche perché le persone hanno veramente voglia di uscire e di stare insieme, e ci sarà una bella estate che non deluderà chi ha delle aspettative. Io però confido veramente tanto che anche, e spero, ed è quello che stiamo facendo anche politicamente, di raccomandare, e poi politicamente le raccomandazioni servono a poco, comunque di sottolineare e di sostenere la necessità di far ripartire questo settore che insieme agli altri, anche quello sportivo, cura le persone. Cioè, c'è bisogno di una cura chimica, sicuramente c'è bisogno, il vaccino e la cura è indispensabile, ma la medicina della cultura e del movimento e dello sport è indispensabile come una medicina chimica, perché ci si ammala con la mancanza di uno, ma ci si ammala anche con la mancanza dell'altro. Quindi mi auguro che presto torni tutto più bello di prima, insomma, diciamo. Grazie mille Roberta, grazie di essere stata con noi, grazie anche di queste parole di speranza in un certo senso e grazie di quello che state facendo e continuate a fare. Prima vi ricordo il prossimo appuntamento la prossima settimana con Federica Cevolani. Grazie mille Roberta. Grazie.